LA Regina potrebbe annullare l'annuale riunione reale alla tenuta di Sandringham dopo un anno difficile per il monarca. La monarca di 95 anni potrebbe scegliere di rinunciare alla riunione di famiglia di Natale che è stata una tradizione a lungo celebrata. Dopo una serie di disgrazie tra cui il suo recente problema di salute e la morte del marito, il principe Filippo. Durante gli anni meno impegnativi, i Windsor trascorrevano in genere le vacanze festive a casa loro nella loro casa di Sandringham, che si trova a 100 miglia a nord di Londra. La speculazione arriva dopo un problema di salute che ha visto la regina trascorrere una notte in ospedale la scorsa settimana. Secondo quanto riferito, agli aiutanti del palazzo è stato detto di ridurre il programma estenuante della regina in seguito al suo spavento per la salute. Si ritiene che stia risparmiando le sue energie per recarsi in Scozia per ospitare un importante ricevimento per i leader mondiali al vertice sui cambiamenti climatici COP26, ma non è ancora confermato se realizzerà l'impegno. Il Sun ha riferito che il servizio di domenica è stata la prima volta che ha perso le preghiere alla Cappella di Ognissanti di Windsor da quando è tornata dalla sua pausa estiva a Balmoral. Arriva perché è stata costretta a trascorrere una notte in ospedale dopo il ricovero per test precauzionali la scorsa settimana. Il principe Carlo e Camilla, duchessa di Cornovaglia, si sono fatti avanti sulla scia della malattia della regina per annunciare un tour all'estero. La coppia ha annunciato oggi che visiterà la Giordania e l'Egitto il mese prossimo, il primo Royal Tour in quasi due anni a causa della pandemia. L'Egitto dovrebbe tenere la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, COP27, il prossimo anno. Il tour segnerà il centenario della Giordania e cercherà di valutare come i leader mondiali possono tentare di attuare gli impegni sul carbonio che assumeranno al vertice COP26. La regina sarà affiancata da altri reali che lavorano mentre parteciperà agli eventi ufficiali d'ora in poi per consentirle di annullare l'ultimo minuto, se necessario.